Ciao a tutti e benvenuti in quest'ottava lezione di piano tutorial per autodidatti. In questo video vi andrò a mostrare come riconoscere, costruire e suonare le scale pentatoniche nelle 12 tonalità, sia le pentatoniche maggiori che le relative scale pentatoniche minori, utilizzate nel nostro sistema temperato, ovvero nella musica occidentale. Diciamo che le scale pentatoniche sono suonate un po' in tutto il mondo in diverse forme diverse. Ecco, nello specifico in questa lezione andremo a vedere quelle utilizzate nel sistema occidentale, appunto, nella musica occidentale, nell'improvvisazione jazz e musica moderna. Faccio una piccola premessa prima di iniziare il video tutorial, che è quella di seguire un po' il filologico di queste lezioni. Io sto caricando questi video in modo graduale, seguendo un filologico. Gli argomenti trattati in questo video si rifanno un po' anche agli argomenti trattati nei video precedenti. Quindi, se non l'avete ancora fatto, per maggior chiarezza, andatevi a vedere nella mia playlist caricata sul mio canale video tutorial, inerenti a questi argomenti, eh? Quindi sarà tutto molto più chiaro se seguite in modo graduale questi video. Inoltre, vi invito a seguire il mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, così sarete sempre aggiornati quando caricherò un nuovo video, che sia tutorial, che siano cover o altri video inerenti al mio mondo musicale o al nostro mondo musicale, visto che state seguendo questa serie di video. Ma passiamo subito alla lezione cambiando inquadratura. Ecco qui con la nostra inquadratura dove riprende tutto dall'alto. Innanzitutto vi dico che cos'è una scala pentatonica. Lo dice il nome stesso. Penta sta per 5, tonica sta per toni, quindi 5 suoni. È una scala costruita e composta da 5 suoni, dove per suonarle, nel realizzarla, si è andato ad eliminare le distanze, gli intervalli di semitono. Quindi sarà una scala composta da 5 toni senza distanze ravvicinate di semitono. Per costruirla, la costruiamo per la prima volta utilizzando la nostra bellissima e famosissima, conosciutissima scala di Do maggiore diatonica. Quindi noi abbiamo una scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, una scala di Do maggiore diatonica. Andiamo a togliere il quarto suono, ovvero il quarto grado, che è il Fa, e il settimo grado, che è il Si. Ecco qui. Abbiamo appena costruito e trovato i suoni di una scala pentatonica maggiore, che saranno in questo caso la scala di Do maggiore pentatonica, e sarà appunto Do, Re, Mi, Sol, La, togliendo il quarto e il settimo grado di una scala diatonica maggiore. Come possiamo notare, nella sua costruzione, i suoi intervalli sono questi: dal Do e al Re c'è un tono. Tra il Re e il Mi c'è un altro tono, tra il Mi e il Sol c'è un tono e mezzo, quindi un intervallo un po' più ampio di un tono e mezzo, tra il Sol e il La c'è un altro intervallo di tono. Quindi è una scala composta da un tono più un tono più un tono e mezzo più un altro tono. Questa scala pentatonica maggiore si può trasportare, come nelle scale diatoniche viste nei video precedenti, su tutte le 12 tonalità. Quindi a sua volta possiamo costruire 12 scale pentatoniche maggiori. Possiamo trovarla e realizzarla anche in un altro modo, che è quella della costruzione saltando di quinta in quinta, cioè costruendola avendo intervalli di quinta in quinta. Cosa si fa? Si parte dal Do, si sale di una quinta, quindi si trova il Sol, dal Sol si sale un'altra quinta, quindi si trova il Re, dal Re si sale di un'altra quinta, quindi si trova il La, dal La si sale di un'altra quinta e quindi si trova il Mi. Ed ecco qui i primi 5 suoni della nostra scala pentatonica. Ora, suonati così distante, non sembra quasi una scala, no? Sembra un accordo suonato anche tutto insieme. Se noi le riavviciniamo, quindi il Re che ho sotto il pollice, sotto il primo dito, lo metto qui, togliendolo da qua. Il Mi che ho sotto il quinto dito, lo metto qui, ecco qui, sulla mano sinistra.
e lo tolgo da qui. Il Sol me lo ritrovo già sotto il primo dito della mano sinistra, quindi lo lasciamo lì. E La, che è sotto il secondo dito della mano destra, lo mettiamo qui. Ed ecco qui. Abbiamo trovato la nostra scala pentatonica in successione di gradi vicini tra loro. La stessa cosa che abbiamo fatto prima. Questo è un modo di trovare, di costruire la scala magari un po' più macchinoso, perché bisogna pensare di quinta in quinta. Quindi è più facile, e vi consiglio per realizzarla, pensare alla scala diatonica maggiore, togliendo il, abbiamo detto, il quarto grado e il settimo grado. Quindi si prende una scala, di qualsiasi tonalità diatonica maggiore, si toglie il quarto grado e il settimo grado, e il gioco è fatto. Questa scala ha una particolarità ed è utilizzata nell'improvvisazione, nella musica leggera, perché avendo eliminato gli intervalli di semitono, cioè gli intervalli vicini tra loro, abbiamo dei suoni che non hanno una forte risoluzione verso un'altra tonalità o un altro suono concomitante. Quindi vi faccio un esempio pratico per capirci meglio, perché appunto voglio fare un video tutorial per autodidatti, non entriamo troppo in certi argomenti, dettagli che sono difficili da capire e da realizzare. E se noi suoniamo una scala diatonica, notiamo che il quarto grado insieme all'accordo di Do è un po' dissonante, ha questa dissonanza che richiama se è subito una nota vicina, in questo caso magari il Mi. Ecco, sentite che è più di riposo il Mi rispetto al Fa. Invece questo non avviene con la scala, con le scale pentatoniche, perché noi possiamo lasciare giù l'accordo di Do maggiore e qualsiasi suono della scala pentatonica ha un suo carattere di riposo, ha un suo suono che è sempre gradevole in relazione all'accordo. Quindi non abbiamo tensioni risolutive in altre tonalità, in parole povere. Ora, volevo spiegarvi anche come costruire la relativa scala pentatonica minore. La pentatonica minore si chiama così, ma non è che ha uno spiccato senso di minore come avveniva nelle scale minori diatoniche, che si sentiva proprio più triste, più cupo come suono, perché appunto togliendo questa distanza di semitono si è andata a togliere anche questo senso di maggiore, di modalità maggiore e modalità minore, questo carattere della scala stessa. Però si costruisce, si chiama appunto minore, perché è costruita sempre un tono e mezzo sotto la nostra tonica. Quindi, come nelle scale diatoniche avevamo il La, che sarebbe relativa La minore, relativa di Do maggiore, anche nelle pentatoniche il La, la scala di La sarà la relativa minore della pentatonica di Do maggiore. E sarà costruita dagli stessi identici suoni, solo che partiamo dal La, cioè dal suono che si trova un tono e mezzo sotto la tonica della relativa maggiore. Eccola qui. Quindi avremo sempre un La, un Do, un Re, un Mi e un Sol. Gli intervalli e le distanze tra loro di questi suoni sono un tono e mezzo tra il La e il Do, poi un tono tra il Do e il Re, un altro tono tra il Re e il Mi, e un tono e mezzo tra il Mi e il Sol. Quindi possiamo anche costruirla in un'altra maniera. Invece di pensare alla relativa maggiore, cioè alla pentatonica maggiore, ma costruita da un tono e mezzo sotto, possiamo pensare anche alla sua scala diatonica minore naturale. Prendiamo appunto la scala di La minore diatonica naturale, che è una scala costruita sempre sui tasti bianchi, e andiamo a costruire la nostra pentatonica togliendo il secondo grado, questa volta il secondo, non il quarto, il secondo grado, e il sesto grado della scala, ovvero, nel caso specifico della scala di La pentatonica minore, abbiamo tolto il Si appunto, che è il secondo grado, e il Fa, che è il sesto grado. Eccolo qua. Questi sono i suoni per costruire appunto la scala di La pentatonica minore con questa logica. Bene, con questo è tutto. Io spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione di questo argomento sulle scale pentatoniche,
E se avete dubbi, domande o richieste o anche critiche costruttive che mi permettono di migliorare nei video che caricherò successivamente, potete farlo scrivendomi un commento oppure via mail all'indirizzo pianistagabriele@yahoo.it. Inoltre vi invito a seguirmi anche sugli altri miei canali social. Mi trovate al nome di Pianista Gabriele Lattanzio sia su Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta, come dico sempre io, e di condividere questo video perché magari potrebbe essere utile a qualcuno. Spero, nel mio piccolo, di divulgare questa cosa della didattica per autodidatti, in modo da avvicinarsi in modo semplice e veloce alla didattica musicale, magnifico mondo della musica. Vi ringrazio per la visione di questo video. Ciao e al prossimo video!